Ciao a tutti, io sono Davide, benvenuti nel mio canale. In questo video poi parleremo di cosa si tratta questo video, ma prima di tutto vorrei dare degli aggiornamenti. Come avete visto, ieri non c'è stato nessun tipo di video, c'è stato solo un video, quello della Formula 1, perché mi sto preparando un piccolo palinsesto per il mondiale. Dopo oggi chiuderemo anche l'ultimo video della serie televisiva che abbiamo visto, House of the Dragon. Queste due settimane non ho avuto proprio tempo di chiudere la serie, nel senso, ho fatto tutti i 10 episodi, però volevo fare un video finale col mio commento, con i miei pensieri su questa serie. Non ho avuto tempo, mi dispiace, però oggi, tra ieri e oggi, ho fatto il video, lo devo solo montare, spero che vi piaccia. Può che dire, da giovedì partiremo con i video, che andremo verso Qatar 2024, sono Parigi, perché ho visto ieri sono uscite le mascotte per Parigi 2024, e cominceremo a fare video che ci avvicineremo al mondiale Qatar 2022. Noi italiani possiamo anche fare finta che non esiste il mondiale, però il mondiale c'è, si gioca, uscirà una squadra campione. E che dire, ci sono tutte le squadre che hanno vinto un mondiale tranne l'Italia. Noi ieri abbiamo fatto un amichevole con l'Albania, martedì, sabato, domenica ne faremo un'altra, mentre gli altri si preparano a fare debutto mondiale. Noi ci facciamo le nostre belle amichevoli. Prima di tutto, da giovedì si partirà con i video pre-mondiale. A proposito, essendo che c'è un mondiale, io devo cercare una squadra per tifare. Io so già la squadra, è la mia squadra che tiferò, la dirò o sabato pomeriggio o sabato sera, o con un video o con una storia su Instagram. Ma da oggi fino a sabato vi darò piccoli indizi per vedere quale squadra io ai mondiali tiferò. Spero che lo indovinerete prima lo indovinate e prima io dirò quale sarà la squadra. A proposito, in questo video voglio parlare dei giornalisti ultra. Cosa vuol dire giornalisti ultra? Quei giornalisti che si presentano come giornalisti, però alla fine sono tifosi, e ci sta. Però anche è vero che un giornalista tifoso può modificare una notizia a modo che più gli interessa. Per esempio, facciamo l'esempio più banale: il fallo di Pjanic, il famoso fallo di Pjanic per il giornalista anti-juventino. E ricordiamo che i giornalisti anti-juventini si sono fatti una carriera sull'anti-juventinismo. Per molti è fallo, secondo Gialle è fallo, per altri non è fallo. Per i tifosi non juventini è fallo, per i giornalisti non tifosi juventini è fallo, per i giornalisti tifosi juventini è fallo, però cercano di modificarlo. Però altrettanto andiamo sul fatto di Verona, fatto recentissimo, tocco di mano di Danilo, rigore, per me quello è rigore. Quando un giocatore per me tocca la palla con la mano, per me è rigore. Ma il problema qual è? Esatto, se tu tocchi la mano è rigore, però c'è un regolamento. Per regolamento, essendo che io non mi sono messo lì a leggere tutto il regolamento, ho ascoltato persone che ne sanno più di me, dice che per regolamento quello non è rigore. Per me non è rigore se lo dice 1, 2, 3, 4 e 5. Lo dicono Corriere dello Sport, lo dice Gazzetta dello Sport e Tutto Sport, lo dicono tutte le televisioni. Però ci sono i giornalisti che hanno fatto una carriera per l'anti-juventinismo, devono dire che quello è il rigore. E sono gli stessi giornalisti che 3 giorni prima il gol di Danilo, che segna con la mano, però la mano viene spinta da De Vrij, quello è da annullare il regolamento. Come il regolamento va bene a te quando ti conviene a te, e non va più bene a te quando non ti conviene. E il problema qual è? Quando questi giornalisti, che sono giornalisti con tesserine e tutto, iscritti a tutto il giotondo del giornalismo italiano, hanno i tesserini, vanno in tribuna, dicono la notizia: ah, ma l'hai visto? Quel giornalista ha detto. Ma quel giornalista
ha detto quella cosa che è il rigore, però non dice io sono tifoso di top squadra, per me quello è il rigore perché doveva vantaggiare l'altra squadra, non lo dirà mai. Come io giornalista tifoso della Juve dirò sempre che quello o il fallo di Pjanic non è fallo, anzi c'è un altro fallo. Poi la notizia vengono sempre modificate a termine, come nel fallo, famoso fallo di Muntari, che il pallone era dentro, era il 2-0, però dopo 5 minuti ci è stato annullato a Madre un altro gol che non era fuori gioco. Però la notizia principale qual era, di quella là, che il gol di Muntari era gol, sì, ma anche il gol di Madre, sì, ma quello viene dopo, sì, ma pure che ti dava Muntari, Madre faceva il 2-1, Madre faceva il 2-1. Ma io dico, quello è fallo, è gol di Muntari. Ma altrettanto c'è un errore pesante, altrettanto no, quello viene giudicato prima, oppure dipende quando l'arbitro sbaglia, se sbaglia all'ultima, no, l'arbitro se sbaglia all'ultima giornata, l'errore all'ultima giornata vale come l'errore alla prima giornata, perché se ti togli 3 punti alla prima giornata, te la togli all'ultima giornata, sono sempre 3 punti tolti. E a me quello che mi dispiace, per esempio, mo da Napoli sta avvenendo quest'aria, questo, non dei tifosi, perché il tifoso ci sta, io non ce l'ho con i tifosi, il tifoso ci sta, come il tifoso juventino che dice che il Napoli ruba, come il tifoso napoletano dice che la Juve ruba, che il Milan ruba, che non voglia fare, fino a che lo dice un tifoso, perché il tifoso lo dice con il cuore, il tifoso lo dice perché ama quella squadra. Però secondo me un giornalista mi dice alcune parole che c'è un'area del nord che non vuole che vinci, i poteri forti del nord non vuole che vince il Napoli, io quando lo dice un giornalista mi metto le mani nei capelli che non ne ho, perché dico, dove è arrivato il giornalismo? Allora, da oggi in poi, quando un giornalista dice queste cose, dice, soprattutto il problema quando è quando alcuni giornalisti vengono invitati in trasmissioni che dicono queste parole e il conduttore dice, e dammi le prove che dice che il potere forte vuole che non vince il Napoli, il potere forte non vuole che vince la Juve, perché fino a questo momento l'unico vero errore della VAR mondiale è uno solo, il fallo, il gol annullato alla Juve in Juve Salernitana, dove c'era Candreva che teneva in gioco tutto quanto, è stato il VAR a modificare il risultato, l'unico vero errore della VAR è quello. Poi, se vi faccio un esempio stupido, come il fallo di Osimhen, per me quello è rigore, ma per altre persone quello non è rigore. Poi dice sì, ma quello è toccato, si butta, ma giustamente ogni attaccante quando viene toccato si butta. Là poi è la cosa dell'arbitro a dire sì che è rigore, no non è rigore. Ci siamo capiti cosa voglio dire io? Come il fallo di Coso, faccio un esempio. Il fallo di Di Maria. Il fallo di Di Maria è da espulsione diretta. Però io a quel punto avremmo detto pure Isco, perché Isco ha provocato una partita intera, un tempo intero, tirando calci, tirando cosa a Di Maria. Però noi siamo stati quelli che abbiamo esaltato Materazzi, noi italiani, perché ha provocato Zidane. Tutta la partita di Zidane ha perso la testa e ha dato la testata. Là però noi italiani ci siamo esaltati perché Materazzi ha provocato. Ma per me quello è antisportivo quello che ha fatto Zidane, ma anche antisportivo quello che ha fatto Materazzi. Perché sentirsi insultato, sentire tutta la partita, quello ti fa perdere la testa. Però noi abbiamo esultato perché Materazzi ha fatto uscire Zidane. Sono trucchi del mestiere. Però il giornalismo a quel punto doveva dire Zidane ha fatto una fesseria, ma Materazzi ha provocato. Però non lo poteva dire, perché sento che Materazzi non ha portato la Coppa del Mondo, perché se tu togli Zidane alla Francia e fa tutti supplementari senza Zidane, è un tuo favore. Ecco perché io dico, molte volte sono i giornalisti stessi, giornalisti tifosi, perché fino che io so che tu sei un giornalista e so esattamente che tu tifi quella squadra, che poi
durante i tweet, durante i video, durante, tu capisci subito che quel giornalista è tifoso di tot squadra, di tale squadra, di tale squadra, e capirai subito che quando dice una notizia del genere ti devi stare, la devi prendere con le pinze, perché sempre torniamo al fallo di Danilo di mano, quel fallo là è il rigore per me, è il rigore, perché se tu lo torno a dire, per me quello è il rigore. Però se a me il regolamento mi dice che quello non è rigore, c'è un regolamento scritto, dice quello non è rigore, per me quello non è rigore, avete capito? C'è un regolamento scritto, se a me quello là mi dice che non è rigore, per me non è rigore. Non mi dite sì però qua, là, qui, qua, perché un stesso giornalista che ha attaccato Marelli mercoledì, che ha detto che Marelli dice così perché ci sono troppi abbonati da Zone per tutto, che non capisce perché gli abbonati sono tutti, perché se tu ti vuoi vedere la partita, ti vuoi vedere il campionato, se paghi legalmente tu ti devi abbonare da Zone. Quando tu mi dici che sono solo Juventini che sono abbonati da Zone, la cosa mi sorge un dubbio, la cosa mi sorge un dubbio. E allora, domenica andava bene quando cosa ha toccato con la mano, per regolamento andava annullato col Danilo. Ma mercoledì per regolamento non ti andava bene il fatto che al Verona gli è stato fischiato un gol toccato con la mano. Lo stesso problema si è capitato in Milan Fiorentina. Per me il gol segnato al Milan è gol, perché Rebic anticipa il portiere, è il portiere che esce in ritardo, però altrettanto è vero che Tomori quello commette fallo. Poi se vai a sentire i tifosi, i giornalisti tifosi dire quello è un intervento da scuola calcio che anticipa, no, quello se ti freschiavano a te contro, quello è il ricordo tutta la vita per te. Però siccome il fallo è stato fatto al giocatore del Milan, è stato riscatto il rigore, quello non è il rigore. Però questo non vuol dire che ci sono i poteri forti. Non vuol dire che ci sono i poteri forti. Non vuol dire. E allora diamoci tutti una calmata. E per favore, giornalisti, toglietevi la maglietta da ultra. Perché voi non lo potete fare l'ultra. Perché voi siete giornalisti. Io vi rappresento come io quando vedo una persona in televisione. Come vedo una persona in televisione e l'ascolto e dico quello è un giornalista, però dice quella cosa che dice che il famoso fallo vi posso dire il fallo, che fallo? Quello di Bonucci, addirittura il fallo di Bonucci su a Verona Juve, fallo di Bonucci su Verdi. Quando c'è un'immagine, vanno tutti e due a gamba tesa e Bonucci anticipa Verdi, per alcuni quello era il rigore, per alcuni giornalisti. E allora toglietevi la casacca da giornalista, scritta giornalista, e mettetevi la maglietta da tifoso. E lì possiamo parlare alla pari. Perché se tu già giornalista mi dici che quello di Bonucci è il rigore, allora non sei più un giornalista, sei un tifoso. Io da allora devo trattare da tifoso, perché il tifoso vede quello che vuole. Il tifoso vede quello che vuole. Come fatto, faccio un esempio, il fatto del clean sheet, il famoso fatto del clean sheet, che alla Bobo TV hanno detto che per loro il clean sheet è quando non ci sono azioni gol. È un loro pensiero, ma non è così. Il crescita è quando tu non ti segnano un gol, non quando non ti tirano in porta. Allora quello non avere azioni. Però quella è la loro idea, tu puoi capire, puoi essere oggettivo. Come il fatto che loro dicono che la Juve fa schifo, che quello fa schifo, quell'altro fa schifo, che la Juve... Quelle sono le loro idee, tu non puoi, perché tu sai benissimo che... Uno sono giornalisti, che Cassano ha detto direttamente che lui è tifoso dell'Inter. Perché Cassano, gli faccio un complimento, perché se deve criticare
l'Inter, la critica non è che la difenda a spada tratta l'Inter, pure che tifoso dell'Inter. Invece il fatto di Adani, a me quando parla Adani di calcio io mi appassiono, perché Adani è un professore di calcio. Adani di calcio secondo me potrebbe fare posto all'università, perché sa di calcio. Però nel momento in cui tu parli di malafede, di servi e di cose, non va bene più. Il servo qual è? Dimmi perché dice che la Juventus ha portato a casa la vittoria. Allora io ti vorrei dire, tu sei servo pure del fatto che non hai mai criticato Guardiola. Guardiola fa un gioco bellissimo, ma Guardiola ha speso oltre un miliardo di euro senza vincere mai la Champions con il Manchester City. E Guardiola ha vinto quello che hanno vinto Pellegrini e Mancini senza fare il gioco spettacolare che fa Guardiola, spendendo molto di meno. Guardiola ha speso più di un miliardo e non ha vinto la Champions con Manchester City. Poi quest'anno può vincere. Però Guardiola non viene criticato. Perché? Perché è amico tuo. Poi io non penso che il problema è fatto che di Allegri che hanno litigato. Perché poi la fase sul personale, a me sul personale non mi interessa, io posso parlare di quello che vedo. Se io sento Adani parlare davvero di calcio, ti appassioni. Poi quando esce il personaggio Adani, quello che non mi piace, quando dice servo, noi capiamo di calcio, altri non capiscono niente, quando poi vanno a insultare altre persone fuori dal contesto, perché quella persona che tu insulti non ti può ribattere, a me quella parte là non mi piace. Però se Adani di calcio, lo ascolti, io quando lo ascolto parlare di calcio, io, a me piace perché sa quello che dice, sa di formazione, sa di moduli, sa dire il calcio è questo, il calcio è quell'altro, dalla quinta al quinto, mi piace quando parla di calcio. Il problema di Adani, secondo me, è quando scende nel personaggio Adani. Quale sarebbe il personaggio Adani? Quando dice servo, cosa? Perché se quello non è un personaggio, quello sei tu, sei davvero tu. Allora il personaggio sei quando sei alla RAI, perché alla RAI non sento dire servo, non sento dire questo, non sento dire quell'altro, Forse alla RAI deve stare più contenuto. E allora dimmi quale sarebbe il vero Adani, quello che fa il personaggio del servo, dire tu sei servo, quell'altro è servo. Per Adani mi piace perché di calcio mi piace, perché ne sa. Cassano è un personaggio, sappiamo che Cassano deve dire la sua, Cassano è fatto così, Cassano è un altro personaggio, però Cassano è naturale, a me piace perché pure che tifoso dell'Inter, e lui l'ha detto, io sono tifoso dell'Inter, se deve criticare l'Inter la critica, e per questo merito un applauso. A me quello che non mi piace sono i giornalisti che sono tifosi, che non si espongono, che fanno sempre giornalismo, che vogliono modificare la realtà. A favore, se va bene o male la sua squadra, a me questo tipo di giornalismo non mi piace. E nello sfogo, ho parlato a Vanvera, ho parlato alla menefreghismo, mi sembra di aver parlato pure bene. E che dire, se vi piace mettete mi piace, commentate il mio video, ci potremo sentire quando volete. Basta, come potete interagire con me? Semplicemente commentando e mettendo mi piace. Ciao, alla prossima. Oggi si chiude il cerchio di House of the Dragon con l'ultimo video e poi ci vedremo nel 2024 quando uscirà la seconda serie. Da domani, giovedì, partirà la nostra serie per il Qatar 2022. Ciao, alla prossima.